Coppa di Francia, a Giovinazzi, a Fatamia e a Ferraioli, io penso che al 90% sia stata tratteggiata. Ci sono dei filoni che, particolari, che uno di questi per esempio ha dato vita a un'altra pubblicazione che riguardava l'arciprete di Tito Don Costanzo Pompei, perché anche lui è implicato. Io non escludo che nelle varie ramificazioni siano altre vicende che devono essere assolutamente scandagliate in vista, però diciamo che il grosso, il corpus diciamo, centrale di questa vicenda, soprattutto nella nuova riforma di Francia, io credo che sia stato un po' sviscerato in questo.